Che cos'è il crowdfunding? Beh, è il finanziamento dal basso. Quindi crowd è folla, funding raccolta di denaro. Abbiamo la possibilità, attraverso l'utilizzo di un sito web, una piattaforma, di raccogliere denaro per un nostro progetto. Questa è un po' la definizione base, ok? Quindi non raccogliamo più capitali in una banca o attraverso amici, conoscenze, parenti, ma sulla rete. Perché questo? Beh, pensiamo ad esempio classico di la partenza di una nuova attività. Finora come veniva finanziata? O con risparmi personali o andando in banca dando garanzia dei propri beni per poter avere poi la liquidità per avviare l'impresa. E qui non era proprio un processo così facile come può essere quello di prendere un mutuo per l'acquisto di una casa. Infatti l'istituto bancario valuta il progetto e solo se lo ritiene affidabile poi e con le giuste garanzie procede con il prestare denaro. O altrimenti con i risparmi della famiglia, degli amici o dei soci. Quindi si allargava il gruppo degli imprenditori che avrebbero avviato nuove attività. Ecco, col crowdfunding tutto diventa leggermente più semplice, in quanto andiamo a chiedere una platea molto più ampia di persone un finanziamento, un prestito o una partecipazione azionaria, comunque la liquidità per poter avviare il nostro progetto. Quindi nell'esempio dell'apertura di una nuova impresa per avviarla e poi farla crescere. Invece, nell'esempio di ecco, anche di un immobile nella sua ristrutturazione ai fini della vendita, per l'acquisto, appunto, ristrutturazione e la vendita. Quindi, questo, che beneficio ha immediato? Il fatto che esiste una moltitudine di persone che prestano una piccola somma di denaro, quindi conferiscono una piccola somma di denaro a un soggetto. Invece, e possono così differenziare i loro prestiti perché possono prestare in diversi progetti, possono mettere le loro liquidità in diversi progetti e allo stesso tempo per chi sta raccogliendo il denaro è più facile averlo perché può chiedere non cifre cospicue, ma a ognuno delle piccolissime cifre. E quando dico piccolissime, sono veramente piccolissime perché si parte dai 10 euro. 1.000 persone che mettono 10 euro sono molto più facili da trovare che un'unica persona a cui chiedere 10.000 euro. Quindi si sono evolute tutte delle piattaforme, dei siti web che permettono l'interscambio delle informazioni e il contatto tra colui che propone il progetto e chiede i soldi e coloro che lo prestano. I campi dove viene utilizzato il crowdfunding attualmente sono i più disparati, dai progetti di beneficenza a progetti in real estate, quindi nell'immobiliare, a creazione di attività molto innovative, vere e proprie start-up con livelli tecnologici molto elevati, alla creazione di nuovi prodotti. Molti di voi potranno conoscere, gli zaini della Buddy che sono stati creati appunto nati su un progetto di crowdfunding o altri mille altri oggetti che sono poi diventati di uso comune. Lo sai che quando investi utilizzando piattaforme di crowdfunding, crowd investing, potresti finanziare un SRL magari creata l'anno prima, magari senza capitale, e quindi dai i tuoi soldi ad un imprenditore che magari non è particolarmente affidabile? Ed è per questo che non lo finanziano in banca? Bene, per aiutarti ad avere sotto controllo questi rischi abbiamo lanciato Crowd Revolution, il primo percorso che ti guida nell'interessantissimo mondo del crowd investing, tenendo sotto controllo i rischi e massimizzando il rendimento potenziale da questa innovativa modalità di investimento. Il percorso è in offerta lancio all'interno di Piano Finanziario fino al 28 di aprile. Puoi iscriverti cliccando sul link che trovi qui sotto e cogliere l'offerta di lancio di questo nuovo servizio di Piano Finanziario. Ti aspetto, ciao! Quindi ora l'intento di questa prima lezione è quella proprio di dare una overview complessiva di tutto quello che possiamo trovare in rete al momento in cui
iniziamo una ricerca sul crowdfunding, ok? E capire quindi il perché è così conveniente, ma per chi riceve i soldi è profittevole per chi ne mette, quindi li presta o partecipa al nuovo progetto, e dove ci sono i guadagni per entrambi gli attori e per le piattaforme. Chiaramente ci sono sempre dei guadagni per tutti gli attori coinvolti, o perlomeno cercano di esserci, altrimenti non esisterebbe questo ecosistema. Allora, il ruolo della piattaforma è quello che ha qualsiasi sito web, anche quando parliamo di Airbnb. Qual è il ruolo della piattaforma Airbnb? Mettere in contatto coloro che hanno una casa con coloro che vogliono prendere in affitto una casa per le vacanze. Prima di Airbnb non avveniva questo? Sì, ma come facevamo? Andavamo sul posto. Magari facevamo un giro delle agenzie, compravamo il giornale, vedevamo gli annunci, facevamo un giro del paese prescelto per le nostre vacanze, vedevamo se c'erano annunci d'affitto. E poi, con l'avvento di internet, sono nati numerosi siti che hanno iniziato a mettere come Airbnb in contatto chi voleva affittare con chi voleva prendere la casa in affitto. La piattaforma di crowdfunding fa esattamente la stessa cosa, mette in contatto i soggetti interessati. Quindi, alla fine sono tre, come abbiamo già detto: l'iniziatore del progetto, colui che lo propone, che quindi ha come obiettivo quello di raccogliere soldi, il gruppo, quindi il crowd, la folla che sostiene il progetto, che quindi presta soldi, che investirà soldi, e l'organizzazione moderatrice, che sarebbe la piattaforma. Ecco, qui abbiamo una divisione del crowdfunding in cinque tipi. Se cercate in rete quanti tipi di crowdfunding esistono, potrete trovare divisioni in sette, in tre tipologie, in dieci. Non è una definizione accademica, non esiste. Anche perché negli ultimi anni annualmente sono nati nuovi tipi di crowdfunding. Diciamo che queste cinque modalità sono fondamentali, hanno delle grosse differenze fra di loro e quindi sono sicuramente dei gruppi che non si intersecano, e quindi è bene vederli uno per uno.